Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 10° episodio dell'Elimination a Pokémon Rosso Fuoco. Questo... Che diavolo è successo? Merda, sei davvero tu? Sì, sono io. Ma, ehi, tutto bene? Cos'hai? Creepy. Anche noi divinità festeggiamo il Capodanno. E quindi? Sono stanco, Creepy. Ho l'abilità pigrona. Ah, e lasciate 100 like. Se ve lo chiede merda lo farete. Io torno a dormire. E con questa intro al confine del ridicolo possiamo iniziare l'episodio di oggi col personaggino gelato, giustamente. Comunque benvenuti in questo 10° episodio dell'Elimination Nuzlocke Pokémon Rosso Fuoco. Signori miei, come avete visto dall'intro demenziale all'inizio, sì, merda l'abilità pigrone. Siccome è molto pigro, non si è allenato per questo episodio. E non è assolutamente un modo per cercare di dirvi che non ho avuto tempo di allenarlo perché era Capodanno. No, assolutamente. Tra l'altro sto registrando con vari postumi, tra i quali stanchezze e robe del genere, perché sono come se fossi in jet lag. Ma detto ciò, possiamo iniziare questo episodio. E tra l'altro sì, me l'ero messo in squadra perché volevo iniziare ad allenarlo, poi in realtà non ho avuto tempo. Allora, riprendiamoci Ladybird un attimo. E allora devo dirvi un paio di cose. La prima è che questo episodio è la seconda volta che lo registro, perché a metà si è interrotto tutto. Tipo, a registrare è esploso, ma ha registrato solo il frame iniziale del video. Molto bello. La facecam è esplosa e altro non ricordo. Poi noterete sicuramente queste cuffie, perché le altre ho deciso di denigrarle a cuffie per l'amplificatore della chitarra. Di conseguenza non sento nulla della mia voce, ma sono dettagli ampiamente trascurabili. Come avete visto, siamo entrati nella zona safari. Questo perché, ragazzi, perché non sta registrando il porca puttana di audio di gioco sto coso di merda? Perché? Dammi una spiegazione logica. Dammela per piacere, dammela che mi sfugge. No, lo sta registrando. Perché devo fare figure di merda? Comunque, detto ciò, siamo nella zona safari col cursore in mezzo alle balle. Questo episodio sarà una cosa assurda. Devo registrarlo in fretta perché devo caricarlo, non ho tempo. Cosa faremo? Andremo a visitare la zona safari e la pista ciclabile, perché ragazzi i nostri Pokémon sono di livello troppo basso per affrontare la palestra e quindi ci conviene assolutamente allenarli. Detto ciò, non sono da solo in casa, è mattino, cioè pomeriggio inoltrato, quindi... No. Cioè... Ti prego, non scappare. Non scappare, raga, è lui. È lui, è lui, è lui. È lui, devi entrarci. John Frog 100%, devi entrarci, ti prego. Entraci. No, John Frog. Raga, sarebbe l'accoppiata dell'esistenza, John Frog, merda. Sarebbe una cosa incredibile. L'ho preso, sì, sì. Passano l'aspirapolvere, mi romperanno le balle mentre registrerò. Si è stortata la facecam, troppe cose. Fermi. Dov'è? John Frog è tornato anche in questa serie nella sua forma più potente. Non so neanche se ho scritto giusto John, ma ragazzi l'abbiamo ritrovato. Io non lo so, scrivete, lasciate 100 like come vi ha detto merda inizio del video, perché ragazzi più di così non so veramente cosa fare. Proseguiamo. Probabilmente devo dirvi anche altre cose. Sì, gli allenatori che dovevo battere per allenare merda, non avendo allenato merda, non li ho ancora battuti. Nella scorsa registrazione avevo catturato Kingdra qua dentro, ma ragazzi ovviamente si è buggata, non si è visto niente. Baccamelos, perfetto, proprio le cose belle, me la ricordavo Baccamelos. MT37 che contiene sabbio tomba. Raga, io veramente non ho parole. Allora, qua dovrebbe esserci una merda. Antigelo, perfetto, ci ho preso, non che fosse difficile vista la mia fortuna. Bacca lasagna, cos'è sto schifo? Non me ne ero accorto. Cioè, mi volete far fare i ritorni di tutti i Pokémon? Spiegatemi, cioè, prima John Frog, poi Latios della Crazy Lock, altro. Vabbè, comunque in questo posto qua particolare, sia la zona safari, ragazzi, come immagino sappiate, andremo a ottenere la MN Surf, che ci servirà poi per raggiungere l'isola Cannella.
Nel frattempo ho trovato uno strumento che non so quale fosse. Ricordo che in questa zona, in questo zono, proprio cioè lo strato dello zono dove vivere quasi, no? In questa zona c'è il limite di tempo, quindi non abbiamo molto tempo per esplorare. Dobbiamo sbrigarci e andare verso la casetta di surf. Quindi direi anche di velocizzare la cosa. Qua ci sono già troppi Pokémon che mi fanno bestemmiare qualche divinità turca. Ok, perfetto, ci siamo. Qua ci sono i denti d'oro che ci permetteranno di ottenere forza. Qua c'è una schifezza. Oddio, turbo sabbia. Tutte quelle sabbie qua. Che è sta storia? Sabbia tomba, turbo sabbia, vabbè. Dai, forza, dammi la MN e fammi uscire da qui, ti prego. Facciamo finire sto cazzo di tempo che non ne posso già più. Via, 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 forza, veloce, veloce, finisci. Olè, perfetto. Siamo fuori, ottimo, la registrazione sembra quasi andare bene, non ci voglio credere. E nulla, allora, come vi ho già detto, non affronteremo la palestra, andremo a fare la cattura verso la pista ciclabile, poi faremo la cattura sulla pista ciclabile, battendo tutti i centauri e poi in teoria l'episodio dovrebbe finire, anche perché lo vorrei fare un po' più corto, perché vorrei compensare, diciamo, la lunghezza dello scorso episodio, che è stata esagerata. Intanto qua, se non ricordo male, questo qua dovrebbe darmi l'amo buono. Appunto, volevo, diciamo, compensare la lunghezza esagerata dello scorso episodio. E poi dovrei sbrigarmi, perché in teoria dovrebbe uscire alle 4:30. Devo sbrigarmi a editare tutto. Per fortuna che la intro demenziale iniziale l'ho già, diciamo, messa a punto. Ok, allora iniziamo a battere questi qui, ragazzi. Heracross. Ok, allora, idropompa e torna indietro nel tempo, non lo so, levati dalle balle, torna a Yoto. Elekid! Madonna, raga, Shocker, quello della Crazy, della Crazy Rock, ciao, sono totalmente fuso. Quello della... Non è Zekuna! Della Nuzlocke a Pokémon Smeraldo con il Rocket. Chi se lo ricorda? Ah, tra l'altro mi avete consigliato una gran strategia con merda che penso di fare prima o poi. O meglio, quando avrò merda in squadra, quindi dal prossimo episodio. Ah, perché tra l'altro, ragazzi, non ve l'ho detto, ma immagino che ormai siate, diciamo, veterani di questa challenge. Oggi ci sono le votazioni e quindi, come ogni votazione, in descrizione trovate lo Strawball per votare il Pokémon. Allora, innanzitutto penso che abbia qualche malattia, perché in sta generazione qua è totalmente, non lo so, di colore sbagliato. Come lo chiamo? Hutut. Vabbè, dai, facciamolo. Cold. Ok. Domani speciale 5.000 iscritti, perché ne perdo 1.000. Vabbè, immagino che l'abbia... Ma cioè, mi piglia... Cioè, boh, non lo so. Non lo so, mi pigliano per il culo, raga. C'era anche John Frog e mi pigliano per il culo. C'è un cazzo da fare. Presa, tuono shock e a casa. Ok, perfetto, ci siamo liberati anche di questo, raga. Mi pigliano per il culo. Ah, tra l'altro, andiamo a vedere subito John Frog, raga, che non l'abbiamo visto. Prima stavo dicendo qualcosa di sensato, però, effettivamente. Mi sono totalmente scordato. Vabbè, non penso che sia molto importante. Andiamo a... togliere la mappa a vedere John Frog. Eccoci qua, vediamo un po'. Riparo, neutralizza effetti meteo, non è malaccio. Danza spada, falce cannone sul raggio. Oddio, raga, falce cannone. Ricordo che merda, quando morì nella cioè morì, diciamo che andò a dispensare il suo bene altrove, venne appunto spedito interessante. Venne spedito a casa sua da un commoventissimo falce cannone. No, non stavo dicendo nulla di sensato comunque prima. Stavo semplicemente dicendo che, vabbè, Utut, quindi caldo caldo, freddo freddo. Anche se so che in realtà è hot, che sarebbe una sola O, però. Dettagli ampiamente trascurabili. Allora, vogliamo ad Azzurropoli. Raga, questo qua è il capodanno che si fa sentire. Non c'è un cazzo da fare. E no, volevo dire una cosa sensata. Perché sì, la pista ciclabile ovviamente, ragazzi, la prenderò da Azzurropoli. Perché se la prendo dalla fottutissima Fuxiapoli ci arriviamo nel prossimo episodio, al prossimo anno. Ah, nel frattempo ho visto che questo qua è l'ultimo video prima del... Ok. Ok. Dicevo, siccome questo qua è il primo video del nuovo anno, buon anno, direi che ci potrebbe stare, perché non l'ho ancora fatto, quindi buon anno a tutti, siamo già a 8 minuti, forse anziché fare buon anno dovrei sbrigarmi e sconfiggere i zucca pelata. I zucca pelata o gli zucca pelata?
Scrivetelo nei commenti, ragazzi. Non ne ho assolutamente idea. Sea King, re del mare, che adesso muore malissimo. Però, caro Fish, sai che mi sto accorgendo che il tuo tono shock sta diventando sempre più debole. Dovresti, diciamo, come direbbero gli inglesi, to improve your moves. Cioè, dovresti migliorare le tue maledettissime mosse perché fanno cagare, soprattutto tuono shock. Allora, mettiamolo via, mettiamo davanti Ilix. Allora, io raga li sfido tutti gli allenatori, ma molto velocemente. Ok, Gardevoir, terremoto. Però regge, vabbè, adesso terremoto dovrebbe andare giù. Com'è possibile che tu abbia retto? Scompari dalla mia vista. Terremoto pure su Sablai, signori miei, il famosissimo Diamond. Questo vediamo chi la coglie. Ma immagino in tanti, perché ho scoperto che in tanti li guardano i miei video vecchi per farsi una risata su quanto facessi cagare. Non che adesso io sia chissà che. Però, insomma, scippo. Tanto non fai in tempo, mi sa che schiatti prima. Extra rapido e ce l'hai in quel posto. Mica che tu hai pugno rapido, poi mi fai critica al mio shot, non si sa mai. Vai, affrontiamo anche questo qua con Lainun. Che infame, mi ha diminuito l'attacco fisico. E vabbè, mi sa che ti mando giù comunque. Madonna, raga, Luke, quanto è forte. Quanto è forte sto Pokémon, io non lo so. Scrivetegli un voto da 1 a 10 nei commenti. Ragnatela, e non può scappare, io t'ammazzo, non c'è problema. Perfetto, mi ricordo, raga, una domanda dell'eredità una volta sulla mossa Ragnatela. Qual è l'effetto della mossa Ragnatela in Pokémon? Un spettacolo, veramente un bijou. Groudon è il 15° in questa serie. Evviva! Questo qua, tra l'altro, adesso dovrebbe partirmi. Se mi parte con l'acciaio, mi shotta, perché in questo gioco qua Groudon c'ha un attacco devastante. Kabutops! Kabutops! Gli ho fatto tossina, volevo fargli colpo di fango. Vabbè, rimediamo subito. Olè, adesso tossina, gli toglie un po' di PS. Questo qua fa amnesia, forse lo regge. Allora, no, perfetto, a casa. Luke livello 38, salire al 38. Chi ci manca? Ci manca Cosmo. Quindi mettiamolo davanti. Non puoi scendere, ve l'ho ricordato che ci sono le votazioni. Sì, ve l'ho ricordato, dovete capire, ragazzi, che mi confondo con la scorsa registrazione. Anche se non ero arrivato fino a qua, in effetti. Movimento sismico, vediamo un po' cosa riusciamo a farti. Locomovolt, aia. Movimento sismico di nuovo, perfetto, questo va a casa. Ekans idropompa e ci saluta tantissimo. Perfetto. Cattura, ragazzi, di già. Vediamo un po' cosa ci viene fuori. Ti prego. Oh, Gesù Cristo. Slowking. Beh, non è malaccio Slowking, in effetti. E non è un pessimo Pokémon. Dimmi che non lo mando giù. Vita di merda. Tra l'altro, ragazzi, non so se ero l'unico da piccolo che cercava di prendere ste maledette Pokéball, convinto fermamente che fossero Pokéball, per poi scoprire che erano dei lampioni. Cioè, Game Freak, perché l'hai fatto? Io sono convinto che sia stato fatto apposta per trollare i bambini. Ma vabbè, dettagli. Trico, vabbè. Raga, ho scoperto che taglio di Cosmo è fortissimo per motivi, per ragioni a me ignote. Cioè, è una mossa devastante. Allora dai, affrontami, forza, coraggio bello. Movimento sismico, perfetto. Togli abbastanza sta mossa qua, ragazzi. Per ora, poi andando avanti probabilmente non toglierà nulla, ma per ora non ci facciamo chissà quale problema. Finché è una buona mossa, la teniamo. Whipping Bell, giù. Aia, palla a gelo, mi ha fatto malissimo. Cos'è sta storia, Cosmo? Stai peggiorando, figliolo. Allora, madonna, quanti sono sti centauri, raga? Me ne ricordavo molto di meno. Cioè, sarà che ci sono 300 piste ciclabili nel mondo Pokémon, quindi sicuramente mi sono confuso. Però me ne ricordavo obiettivamente di meno. Io vi giuro che se mi manda giù un Warpole chiudo il canale. Allora, dai, curiamoci il buon Cosmo. Anzi, curiamoci tutta la squadra, che è il buon Cosmo, che stanno tutti morendo questi. Perfetto, ok, adesso ci siamo. Che non si sa mai, raga, che poi arriva il Pokémon forte che mi distrugge tutto e poi perdo la challenge. Sarebbe... No, che schifo che fai. Attacca, bravo Cosmo, così ti voglio. Cattivo, avete visto, ragazzi? Gli ho detto, ma Cosmo, stai peggiorando, mica spacca i culi adesso. Mac! Allora, siamo 13 minuti nel frattempo. Beh, dai, siamo su Over the Table of March. Divinazione. A parte il fatto che non so perché gli ho fatto divinazione. Tanto non faccio in tempo ad attaccarlo con divinazione. Muore prima. Vabbè, dettagli. Questo. That's creepy, guys. Allora, Manectric. Traccia di Manectric che subisce divinazione. Attenzione, proprio lui incredibile muore. Benissimo. Tra l'altro, ragazzi, i livelli sono bassi qua. In questo gioco qua c'è una cosa assurda. Cioè, praticamente i livelli dei Pokémon sono bassi, no? E poi a un certo punto si drogano tutti e diventano fortissimi. Vedrete adesso. Prima c'è questo qua. Questo qua, come si chiama lì, è pure quello che ho avuto come avatar del canale per 3 giorni, Koga.
Prima c'è lui a livello 41. Ma Sabrina è al fottuto livello 44. Cioè non ci arriveremo mai a quel livello. Allora, vai Fish, è il tuo momento. Bellosso, Monda Calda, perfetto, ho fatto la scelta giusta. Creepy Stories non perdona. E non si chiama Corona. Madonna, stoppare su sto percorso qua è come uscire da Auschwitz. Cioè, è impossibile. Allora, proseguiamo. E io, madonna, quanti siete? Ma veramente, Glalie, perfetto. Non so se avete letto la descrizione di Glalie di Pokémon Sole e Luna, ragazzi, è davvero bellissima. Viene reso un Pokémon davvero, diciamo, particolare e direi anche inquietante. A te t'avevo già battuto, dimmi di sì. Dimmi di sì, dimmi che t'avevo già battuto. Raga, li batto tutti perché, cioè, obiettivamente ci serve allenamento. Ma sapete che forse è quasi finita sta cazzo di pista? Allora, dovrebbero essere gli ultimi tre, forse. Non vorrei sparare una cazzata. Onda calda, Sensri va giù, perfetto. Slugma, dai, due tono gioco, dovresti morirci, vero? Uno, minchia se non lo butti giù. Ok, perfetto. Quasi livello 39 per Fish, ci stiamo avvicinando. Sì, dovresti essere l'ultimo tu, perfetto. Allora, vieni qua, figliolo. Ne prenderai... Hai fatto la spesa all'Iper con Andonio per prendere tutti sti Pokémon? Cioè, spiega, non lo so. Fish, livello 39, perfetto. Ho rivissuto i flash di Pokémon Light Platinum, raga. Che i Pokémon si randomizzavano di continuo uguali. Cioè, proprio le cose belle della vita. Piloswine Calcerul. No, ti prego, devi shottarlo. Ok, perfetto. Tentacool, Idropomp. Perché gli ho fatto. Perché ho fatto Idropompa su Tentacool? Ma perché? Ma mi sto drogando probabilmente. Noctowl, Suocera, vediamo un po' cosa riesce a fare. Locomovolt. Cioè, non l'hai buttato giù con Locomovolt. Se gli facevi tuono shock, cosa faceva? Ti pisciava in bocca? Spiegami. Oh Gesù, va bene, siamo arrivati ragazzi, siamo a 15 minuti e 51. Cosa potremmo fare per arrivare a una cifra un po' più dignitosa? Ci sono due allenatori qua sotto, quindi battiamo questi due qua. Peschiamo quasi quasi e facciamo la cattura, visto che quella della pista ciclabile l'abbiamo proprio schifata a merda. E... oddio, alla... L'abbiamo preso il Pokémon alla zona safari? Sì. 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 E chi? Ah sì, ok, perfetto. Utut, minchia raga, le belle memorie che ho io. Mamma mia, la potenza. Mettiamo davanti Luke, battiamo anche questo qua. Peschiamo e giustamente a Celebi. Sdoppiatore, ti mando a casa quasi. Aia comete, extra rapido, dovresti saltare verso l'infinito e oltre. Oddio raga, il nostro starter. Quanto faceva schifo sto Pokémon, solo lui lo può sapere. Una pena che è veramente allucinante. Ilix, proviamo con un bel terremoto. E tra l'altro ragazzi, cioè i Pokémon comunque sono di livello basso. Cioè nonostante io abbia battuto tutti gli allenatori della pista ciclabile, siamo ancora bassi. Per il prossimo episodio vedrò di allenarli un pochino. Oltre vabbè ovviamente ad allenare merda, che sicuramente dopo la votazione qualcuno lo perdo per forza. E quindi merda entrerà sicuramente in squadra. Però io vorrei pescarlo sto Pokémon, sai com'è. Dai, dai. Figliolo caro, devi pescare. Sta scappando la bestemmia multipla, ve lo giuro. Per piacere. No, dai, ma perché? Perché devo bestemmiare in 14? Ah! Devi pescare. Oh, perfetto. Vediamo chi è. Tutto questo per la merda, per lo starter dimenticato. Allora, se non ci entri, ti giuro che faccio... Ti faccio fare... non ci entra. Gesù bambino. Gesù, bambino, guarda che roba. Io devo sprecare le mie Pokéball per te. Per te, per caffè, per vodka. Non lo so, sto impazzendo, vi prego. Ma sapete cosa vi dico? Ho avuto paura. Bisbol. No. Vabbè dai, forza. Fallisci. Ok, perfetto. Ora posso ammazzarti senza rimorso. Muori schifoso.
Benissimo così. Siamo a 18 minuti, quindi l'episodio può concludersi. Quindi spero che vi sia piaciuto. Se così vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, commentare e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, votate il sondaggio in descrizione per decidere chi eliminare per il prossimo episodio. Che altro? Rispondete alla domanda del giorno che troverete come al solito qua sotto nella sidebar e passate ai social che troverete in descrizione con il sondaggio. Detto ciò, ci becchiamo in un prossimo video.